Grazie Presidente, buongiorno. Non mi era mai capitato di essere così teso per un intervento in aula, ma oggi effettivamente lo sono abbastanza perché mi sembra quasi di essere in piedi in un vicolo buio davanti a ladri e delinquenti e assassini. Alfano, perché invece della cronaca oggi non ci racconta dell'incontro avuto da Letta con il premier libico Ali Zeidan il 14 luglio 2013? Perché non dice che in quell'incontro l'Italia si è impegnata anche economicamente a formare, addestrare 5.000 libici tra forze armate e polizia nel controllo delle frontiere libiche, in continuità con quanto proposto da Maroni nel governo Berlusconi ai tempi di Gheddafi? Controllare le frontiere, come se morire nel deserto fosse migliore che morire in mare. Il governo italiano, questo governo guidato da lei, Letta, si è assunto l'impegno di favorire alcuni centri nei quali i libici oggi detengono del tutto arbitrariamente migliaia di migranti, donne e bambini compresi. Una scelta che rende l'Italia complice della detenzione arbitraria e a tempo indeterminato dei migranti, senza alcun riguardo ai diritti umani, così come denunciato da numerose associazioni dei diritti dell'uomo. Lei, Ministro degli Interni, ha il compito di tutelare i diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, cittadinanza e soprattutto sull'immigrazione e sull'asilo. Lei non lo dice Alfano, è più facile far la faccia a lutto in televisione attendendo che i riflettori si spengono ancora un'altra volta davanti a una tale situazione. Allora lo dico io, lo diciamo noi. In Libia esistono 17 centri di detenzione per migranti ufficialmente gestiti dal governo libico, più un numero imprecisato in mano alle milizie. In questi centri si tortura, si pratica la violenza sessuale, si rifiuta ogni assistenza medica, addirittura il governo libico ha iniziato rimpatri forzosi per malati di AIDS e epatite. Mi chiedo perché non è ancora stato cancellato il vergognoso trattato di amicizia tra l'Italia e la Libia firmato nel 2008 da Berlusconi e Gheddafi, che rende possibile i respingimenti in mare dei barconi carichi di migranti e ci è costata la condanna nel febbraio 2012 dalla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo. O forse le corti europee si interpellano solo per non applicare la legge di condanna di alcuni padroni di partito. Siete complici di guerra, siete complici di crimini di guerra, non siete vergognosi, siete vergognosi come alcune dittature, quelle stesse dittature dove siete vergognosi, complici di crimini all'umanità. Colleghi, per favore. Allora, Mentre voi siete continui per complici, favore con un grazie, linguaggio consono. mi sembra di essere Continui, molto consono, per Presidente. favore, colleghi, Ho il lasciatelo linguaggio più finire. importante di quello che è successo ieri, Presidente. Qua abbiamo un governo che è complice, poi dichiara complici degli scafisti, i pescatori e i pescherecci che offrono assistenza in mare. Questa è la legge Bossi-Fini che voi avete votato. Oggi ci dice che siamo campioni dell'accoglienza. Qua dentro non c'è nessun campione dell'accoglienza. I campioni dell'accoglienza sono i lampedusani, sono le forze armate che lavorano in mare e sulle coste e sono i volontari dei centri di accoglienza. Qua in questo palazzo io di gente che in un qualche modo è favorevole all'accoglienza non l'ho mai vista. Vuole andare in Europa e chiedere il loro aiuto, va bene? Vada con Letta a chiedere l'aiuto in modo che tutte queste tratte gestite dalla SPA della criminalità organizzata magari venga data a qualcun altro, abbia gli attributi di andare in Europa e chiedere che sia fatto qualcosa di serio. Anche se ormai sappiamo che le vicende della Giunta per le elezioni spegneranno i riflettori su questa questione e le lacrime che ognuno di noi ha sulla faccia si asciugheranno, così come le lampade dei riflettori delle televisioni. Vai Giorgio, vai. Dov'è il vostro sguardo? Sentiamo da giorni, destra, sinistra, PD che parla col PDL, PDL che parla con la Lega. Ma dove eravate? Dov'è? La destra che finora non ha fatto altro che approvare queste leggi e la sinistra che nel frattempo parla di diritti dell'uomo. E non dimentichiamo i diritti dei civili e quello che è stato fatto col teatrino qua sui diritti sull'omofobia. Non lo dimentichiamo, è un continuo rimpallo, al ribasso. Basta.
concludo, grazie. Presidente, la ringrazio, concludo solo, Presidente, se posso. Prego, perché il suo tempo è scaduto, prego. La ringrazio, concluda, Presidente. Brevemente, perché siamo... Allora ho già detto abbastanza, grazie. Presidente, la ringrazio. Allora ha chiesto ora di intervenire il deputato Renato Brunetta, prego, ne ha facoltà. Signora Presidente, signor Ministro, la tragedia di Lampedusa impone il lutto. Ringrazio il Governo di questa scelta dolente. La tragedia di Lampedusa chiede a noi condivisione del dolore, rispetto, vergogna, ma anche giudizi e risposte umani e politici. La prima risposta l'hanno data gli uomini e le donne di Lampedusa, oltre che delle nostre forze armate e dell'ordine. Hanno dato tutto se stessi, senza risparmi, per salvare i vivi e pietosamente raccogliere i morti. Altro che razzismo. L'Italia è questa. Questo lutto è giusto sia italiano, ma sarebbe stato più giusto ancora fosse lutto europeo. Lutto dei popoli e degli stati dell'Europa unita, proclamata solennemente dalla Commissione europea. L'ondata di gente in fuga è un fatto epocale. Si tratta di far comprendere all'Europa che la tragedia di chi scappa da zone di guerra, pulizia etnica o anche dalla miseria nera, non può e non deve riguardare solo il paese, in questo caso l'Italia, nelle cui acque e coste si consuma l'atto finale, l'approdo o la morte. Com'è triste vedere invece davanti a questa immane sciagura e all'immenso compito che l'Europa ha per non doversi più caricare della vergogna di questi lutti, com'è triste, ribadisco la risposta del commissario Malmström, che accanto ad affermazioni di principio solenni poi le traduce così nella risposta pratica. L'Italia è tra i principali paesi beneficiari